Buonasera bella gente, buon mercoledì soprattutto e benvenuti in questa nuovissima puntata di Ozrod con il cap Resident Evil Revelation. Bene raga, prima iniziare la live come sempre vi ricordo a tutti che oltre a me c'è tanta bella gente simpatica. Chi abbiamo in live soprattutto? Stasera abbiamo il nostro Nola, Oni Nola appena entrato in live, Bavalusi, il gruppo dei Taggi Club, Rob, Cicco sempre On, Mr. Bug, Acqua Bollè. Te è xenismo. Ok, tanto cominciamo a caricare. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelation. Allora, prima di continuare, ragazzi, mi devo ricordavo che da qualche parte.
giusto. Rapporto pulizia del prossimo turno. Ci sono note scritte a mano nel colonna commenti del rapporto 25 marzo. C'erano delle specie in fondo alla piscina. Non so da dove siano venuti. Penso che sono tornati di nuovo. Sembra che si parli di una piccola colonia. Forse sono una nuova specie. Magari potrei come animali domestici. 10 aprile. Sembra che il tubo dell'acqua sia rotto. È stato riparato, ma c'è ancora anche. Questo non era molto felice, forse ha qualcosa a che fare con quella nuova specie di 12 aprile, merda, una specie, questo rapporto finisce qui. Eccolo qua. Attivando la mo ci vorrà un po' di tempo prima che la piscina si pulisca del tutto. Ecco fatto, visto? Me lo ricorda?
Oh, che c'era mo? Che ce n'è? Meno con questo tro colpi. Quanti potenziamenti, eh? Oh, là ce ne sta un altro. Ah, cacchio, posso mettere su? Questo proprio la pistola. Oh! Wow, mamma mia! Finendrocchio! Tanto per trovare il fucile, vabbè.
Io finché se non abbatto prima lui, quelli continueranno a sbucare. È una boss fight un po' difficile. Aiuto. Beh, io prima o poi lo devo stendere questo, e se non lo stendo sono guai. Poi l'IA del personaggio secondario, mamma mia, è un po' brutta. Oh, chi è? Oh, è sporco, eh?
No! Ciao miseria. Ma ha acchiappato una volta. Ho solo tre. Ho a disposizione solo tre bombole e due granate. Ci vuole essere proprio l'artiglieria di ogni tipo questa. Sto finendo l'occhio. Ok, riproviamo. Yeah.
No! Sha miseria. Ok.
Ha lasciato cadere qualcosa. Mamma mia, ce l'ho fatta. È la chiave della sala comunicazioni d'emergenza? Sì, andiamocene da questa fogna infestata di mostri. Ah, meno si è salvato. Raccogliamo tutto e andiamo anche prima. Che ha il fucile di precisione pure. È stata un'impresa, ma ce l'ho fatta. Ecco il suo diario. Diario del ufficiale delle comunicazioni. Giorno 1. Ho fatto la scelta giusta. Se già da cibo e bevande mi basteranno per un bel po'. Riesco ancora a sentire quelle cose da fuori che graffiano la porta o vanno a caccia di prede. Peccato che per loro che qui non entreranno. Non ho idea se qualcuno degli altri sia ancora vivo, ma so che io me la caverò. Giorno 2. Merda. Quelle fottute cose sono entrate dai condotti dell'aria. Ma li ho stesi prima che potessero fare danni. Mi sono allenato per questo, duramente, tanto di cappello a me. Per fortuna ero sveglio quando è successo. Non dormivo più come un sasso. Giorno 3. Dopo la festa a sorpresa di ieri non sono riuscito a chiudere occhio. Ho i nervi a pezzi. Vorrei tanto non essere solo qui dentro. Oggi sono stanchissimo, ma sto bene. Sarà meglio che non mi ammali, meglio che stia fermo. Devo risparmiare energia e tenere duro e basta. Penso che sia il quarto giorno la febbre. Spero che quei mostri non mi trovino così. Sono a pezzi, sarò infetto. Ho un grosso bozzo in testa, fa male. Vorrei tanto poter parlare con qualcuno. Quanti giorni sono passati? Trovato qualcuno con cui però sono felice, è simpatico, racconta un sacco di barzellette, sono divertenti, rido, la sua faccia è troppo vicino alla mia, lo pensa anche lui, non c'è spazio per muoversi, abbiamo litigato
voleva tutto il cibo, stava mangiando la carne buona. L'ho visto in faccia, masticava, niente carne per me. Sembrava buona, la sua testa sembrava buona. Aiuto, non posso muovermi, intrappa. Io, no, io, chi sono io? Aiuto, vi prego, aiuto, Mayday, Mayday. Mayday, me... carne. È rimasto chiuso qui per tutto il tempo finché non si è trasformato in una di quelle cose. La mutazione è stata completamente incontrollabile, che poi ha sviluppato anche una doppia personalità. Ha resistito fino alla fine, poveretto. Che situazione. Qua li ho già raccolti, è inutile, se no perdo solo i crediti. Qua è l'ascensore, ok. Questo qua mi riporta... È un peccato che questa parte non l'hanno tolta, Fa ricordare poi anche Resident Evil 2, perché bisognava mettere in funzione tutto il quadro elettrico. Non posso aprire nessuna di queste perché sono tutte bloccate con la ancora una scheda di sicurezza. Ok. Devo scendere forte.
Qua dovrò tornare forza dopo finché non avrò sbloccato. È un lato positivo che almeno mi sono rifornito delle bombe a mano. Spero che le apparecchiature lì funzionino. Non gufare, Jill. Le tue profezie di sventura tendono ad avverarsi. A quanto pare siamo tutti in ritardo. Di che diavolo parli? Creatori ignoranti che ancora non ci conoscono. Ehi, voi due. Guardate. L'uomo occhio rinnovati, disperato fronte di colpe. Il nostro amico mascherato. Se le mie parole senti insieme che furti infami al traditor Chirodo, parlare e lacrimare vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù. Il mondo è nelle nostre mani. Questo è il virus Tiebis e abbiamo emessi per infettare un quinto delle riserve idriche della Terra. Piccoli in squali. Taci. Anche un bambino capirebbe cosa sta per succedere. Noi siamo la Delta, portatore di vendetta dagli abissi dell'inferno. Così è questo il nostro uomo. Sapevo che era della Veltro. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Lasciate ogni speranza. È un verso di Dante. Mandate una squadra al Valcoin and Mocchi. Cerchi un collegamento con la nave, O'Brien. Sì, ricevuto. Manderò Quint e Kate. Cosa? Voi due, preparatevi ad andare. No, io odio la neve. È lei che odia te. Scoprite tutto il possibile sulla Veltro. Pensavo che il Mediterraneo fosse come un grande lago. Sì, paziente. Trovare una nave in mare è come trovare un ago in un pagliaio. Ma davvero? Questo non risolve il nostro problema. Ehi, ma mi stai ascoltando? Ti troveremo, Gilla. Te lo prometto. Quattro morti purtroppo.
Ok. Vabbè. Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Raymond, sei tu, non è vero? Fa ancora male, cadetto? No, posso ancora combattere. Questo è lo spirito. Avete pensato a tutto. Ma neppure la FBC può coprire le proprie tracce stavolta. Lasciamo che il fuoco del cielo purifichi la terra. Esattamente come a Raccoon City. E terra grigia non c'è più. A quanto pare siamo tutti in ritardo. Ehi, voi due, guardate. Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Lasciate ogni speranza. È un verso di Dante. Ti troveremo, Jill. Te lo prometto. Siamo la Veltro, portatori di vendetta dagli abissi dell'inferno. Dannati terroristi. Avevamo già ucciso quei bastardi. Pare ne abbiate mancati alcuni. E sono su questa nave. E ora vogliono usare il virus per sferrare un altro attacco. Cercano la verità su Terra Grigia. E la vendetta. Jill, guarda qui. Sulla nave non c'è corrente. L'alimentazione d'emergenza basta a far funzionare la nave, ma non il sistema di comunicazioni. Dovremo riattivare la sala macchine, anche se non sarà facile. Un appunto. Procedure di sicurezza. Poiché questo vasciare è stato coinvolto in un incidente precedente, sono state introdotte misure di sicurezza al di là di quelle indicate ad Alto Sul Sicurezza Marittima. Tutto l'equipaggio deve studiare questo manuale per prepararsi all'emergenza. 1. La Queen Zenobia ha due gruppi elettrodipendenti. Se il generatore principale dovesse rompersi, quello di scorta nella sentina con energia per l'operazione della nave. 2. La nave contiene per deviare l'acqua automaticamente in caso di allagamento. In caso di emergenza, le paratie possono essere comandate dal sistema di controllo. Il sistema continuerà a operare anche dopo aver subito danni minimi. Ok. Casino al primo piano. Dice l'ascensore che vi porterà nella sentina. Ma prima ditemi se per caso avete visto altri membri della FBC a bordo. Ho perso i contatti con Rachel, la mia partner. Dannazione. Non l'ho più sentita da quando è scesa nella sentina. Ve l'ho detto, l'entrata del casino è nel salone al primo piano. Dobbiamo cercare questa Rachel? Dopo, prima dobbiamo riattivare l'alimentazione della nave. Thank you.
Secondo me dovrebbe fare in automatico, infatti, ecco. Sulle navi di lusso ci sono spesso dei casini. Rapporto dello staff del casino. Finalmente ho scoperto come agire la sicurezza della sala VIP, quella stanza riservata ai ricastri, quindi ho sempre voluto vedere cosa succedeva al suo interno. E faccino, dovevo dare un'unità alla ragazza del casino vicino alla porta per aggirare la porta. E mi verrò a azzeccare il peso giusto, 100 piccolo prezzo da pagare per entrare nella sala VIP. Finalmente un po' di pace. Quindi posso procurarmi altre monete con questa. Vorrei una così a casa. Dunque, il peso deve essere esattamente di 107 grammi. Un'altra nota. Nota scarabocchiata. Carissimo amico, sono disperato. Mi dispiace, ma devo andare avanti. Stanno dormendo, ma si sveglieranno alla fine. Ora ho la mia occasione. Solo pensieri mi sono i capelli in testa. I loro corpi orribili non appartengono a questo mondo. La loro puzza come gli orci le rulla. Come echi all'inferno, sono così spaventato che non riesco a smettere di tremare. Anche adesso, mentre ti sto scrivendo questo appunto.
Fa attenzione, le bolle gonfie sulle pareti sono le loro uova. Loro possono generarsi da quelle. Ti prego, non credere che ti abbia abbandonato. L'ho fatto per la mia famiglia. Pregherò perché tu ti metta in salvo. Ecco l'ascensore. Speriamo funzioni ancora. Jill, manca la chiave per avviare l'ascensore. Allora dobbiamo trovarla. Do un'occhiata in giro, vedo se mi riesce a scoprirla. Ricevuto, io farò altrettanto qui. Provato qualcosa? Io niente. Non fanno più i pad di una volta, eh? Ma Raymond non ha detto che la sua partner era nella sentina. Allora la chiave ce l'ha Rachel, o come si chiama. Dobbiamo solo trovarla.
Credo di sapere dov'è. Parli di quel cadavere di prima? Già, spero tanto di sbagliarmi. Qui è dove ho trovato il manichino di Chris. Dove sarai, vero Chris? Istruzioni misteriose. Sembra un messaggio. È essenziale che completiamo la nostra missione al più fretta possibile. Dopo aver abbandonato la Queen Zenobia, i nostri due bersagli saranno qui tra poco, ma non devono compiere l'operazione. Agite in modo appropriato, non esagerate. 1. Mettere una stanza di sicurezza. Trovare la stanza più accessibile negli alloggi dell'equipaggio qua. Intelligente. Si indica che un possibile attività boa sulla nave. Agite sempre con estrema cautela. 2. Le attrezzature spia che vi sono state consegnate devono essere usate per creare confusione tra i bersagli. Seguite le istruzioni per sapere dove distruggere nella stanza. Dopodiché abbandonate subito la stanza e non lasciate traccia della vostra presenza. L'obiettivo principale della missione è indagare i bersagli, quindi non fatevi vedere dai bersagli, non ingaggiate, non spa. La vostra prima preoccupazione deve essere quella di nascondere e lasciare il resto a me.
Vero, posso portare solo una malavolta. Allora. Da queste parti. Nessun indizio su chi abbia lasciato questo appunto. Questa missione mi è stata imposta. Non volevo certo venire qui a fare un lavoro che potrebbe ammazzarmi. In ogni caso la prima fase è completata. Ho ottenuto la chiave dell'ascensore a Montanari. Ora posso accedere alla Sentina. Questa nave fu usata come base operativa dell'attacco terroristico di un anno fa contro Terra Grigia. Ho trovato il drone utilizzato per diffondere il virus nel ponte di prua nave. Il drone è stato positivo a essere attaccato da un random mostro sbucato da nulla, molto meno. Sapevo che questa missione sarebbe stata una Mi sento come se la testa mi si aprisse in due. Ho già perso un occhio, è difficile vedere sto di merda. Ora mi sento strano anche nelle braccia.
Il mio braccio destro si è diviso in due. Ho sangue sotto il corpo e riesco a vedere le ossa. Serve subito un dottore. Scrittura resa ineleggibile dal sangue. Oh merda, tu! Jill, che succede? Ho trovato l'obiettivo, ma è uno zombie. È la solita storia. Si è trasformata. Seguila, potrebbe avere le chiavi. I condotti sono collegati. Ok, ci penso io. Sarò lì da te al più presto. Trasformata così in fretta. Il virus è più potente di quanto pensassi.
Allora era davvero Rachel. Vorrei mai finire così. Pensi che la Veltro abbia ingannato anche la FBC? Non lo so. Forse stanno soltanto usando chiunque gli capiti a tiro. Al momento mi interessa di più rimettere in funzione questa nave. Sento qualcosa. Dritti nel profondo dell'inferno. Ah, altro episodio concluso. Episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Questo è il virus Tiedis e abbiamo messi per infettare un quinto delle riserve idriche della Terra. Dannati terroristi. E ora vogliono usare il virus per sferrare un altro attacco. Cercano la verità su Terra Grigia. E la vendetta. Raymond! Parli di quel cadavere di prima. Mandate una squadra al balcone in Nokia. Cerchi un collegamento con la nave, o? Manderò Quint e Kate. No, io odio la neve. È lei che odia te. Scoprite tutto il possibile sulla Veltro. Cielo.
Qui Jackass. Siamo all'aeroporto di Valcoinen Mocchi. Qui Forkball. Ottimo. Datemi un quadro dell'area e procedete con la missione. Beh, come vuole che procediamo, Brian? Sta a voi. Fate quello che ritenete giusto. Perché ci avete messo tanto? Almeno siamo qui. E con la Veltro? Non saprei. Non abbiamo trovato niente. Un indizio, nulla. Ora che si fa? C'è una stanza là sotto. Ci prepariamo a fare irruzione. Bene, sembra un lavoro adatto a noi, vero Grinder? Aspetta, non abbiamo l'autorizzazione. Tranquillo, facciamo noi, ok? Inoltre, se vuoi qualcuno che trovi soluzioni, nessuno è meglio del mio amico. Ehi, sono qui, Grinder. Così hai seguito Jessica a casa. Ora sai dove abita. Quasi. Le sono stato dietro fino alla fine, ma l'ho persa vicino. Ehi, mi hai preso per uno stalker, non è vero? Io non l'ho detto. Forza, andiamo. Temo che qualcosa mi salti addosso. Guarda dove metti i piedi, dobbiamo fare piano. Sì, lo so. Comunque, raga, questi personaggi che stiamo vedendo non è che li vedremo un'altra volta. Comunque, la BSA era un'organizzazione privata, costituita un po' in effetti da volontari, ex militari e chiunque. Anche il buon Omero sonnecchia. Parli a sproposito. Andiamo. Ha citato a Romeo. Sembra un omaggio al maestro. La cosa. È l'unico film ambientato in Antartide. Il primo in assoluto. Allora. Thank you.
Forse riusciremo ad aprire l'area che è stata sigillata. C'è qualcosa sulle videocamere di sicurezza. Ho recuperato questo dai video della sicurezza. Quello è l'aereo, vero? E la Veltro cosa? Hai visto? Un'arma bioorganica libera. Questo sì che puoi cottare. Tieni duro. Non avevano speranze. Il time code dello schianto è quello dell'impatto riferito da Chris. È girato qui dentro. Sembrerebbe proprio di sì. Wow! Cosa diavolo è? È un poltergeist. Quinto, cosa? Cambio i video. Vediamo dove va. Oh, qui ce n'è uno vivo. Shh, taci. Ehi, che diavolo era quello? Ti ho detto di star zitto. C'è qualcosa là. Non so cosa sia, ma non si vede. Oh, diavolo. Ehi, gli è accaduto qualcosa. Fosse un film, sarebbe di certo vietato ai minori. Questi filmati sono sconvolgenti. Ha lasciato una delle vittime. Che cos'è? Comunque, raga, come avete ben capito, questo è il virus di Abysir. Il virus di Abysir è una variante dello stesso virus T. Per la precisione sarebbe la cosiddetta quarta variante dello stesso virus T conosciuto. Il virus T, il primario originale, venne creato proprio l'utilizzo dei DNA umano combinato alle sanguisughe. Alexia Asford utilizzò lo stesso virus T creando il Veroni, cioè utilizzando sia DNA umano che quello delle formiche. Il T Ebesi è proprio la stessa genetica, solo che questa volta è stato utilizzato DNA anfibio. Infatti, come avete potuto vedere, i soggetti mutati diventano una sorta di esseri informi basandosi sicuramente sul DNA di specie marine. Il virus di Ebsi, in base al soggetto, subisce le varie mutazioni che non possiamo di certo classificare in base alla tipologia. Di questo virus attualmente solo in questo capitolo di Revelation viene completamente citato, come è avvenuto anche nel Code Veronica, visto che solo là viene citato in effetti e utilizzato il virus in questione. Non sappiamo di precisione e se questo tipo di virus fosse stato già in fase di sviluppo ai tempi dell'Umbrella durante il progetto Nepture, che stavano combinando proprio il virus T con soggetti anfibi come gli squali, usati come prime capi da laboratorio. Comunque la base del principio è su queste ricerche che vennero abbandonate un paio di anni a solo. Comunque, dopo questi eventi di Revelation, non potremo più vedere questo particolare virus, se venne utilizzato oppure no, o in seguito venne abbandonato a causa specialmente della sua instabilità. Questa è una cosa che dovremo scoprire sicuramente man mano, ragazzi. Ok. Sembra il pezzo del manifesto. Non vorrei risultare impenitente, ma il destino è scritto prima che noi abbiamo capito, è la volontà di un potere superiore. Gli impuri non saranno maledetti, il loro destino è essere fatti a pezzi dalle fauci dei mastini. Non posso provare pietà per le vittime di questo mondo, sono loro ad aver creato lo stesso mondo che ha tolto questa mordere.
Non urlerò più, gli affilerò i denti, non ruggirò più, mi affilerò gli artigli. Tutti i nostri compagni attendono il momento in cui potranno sacrificare per la causa. Solo i mastini sono i puri. Non cacciamo da soli, ma i branchi. Siamo la Veltro. Harry Bryant. Morendo ha lasciato cadere qualcosa. Dov'è? È un token di sicurezza. Potrei penetrare nella rete di bordo se solo riuscissi a estrarre la chiave web da questo aggeggio. Qualunque cosa tu abbia detto, fai quello che devi. Significa che possiamo leggere i dati dell'aereo. Ora parli umano. Ho visto abbastanza. Andiamo al punto d'impatto. Cos'è questo rumore? Acqua? Sì, viene da laggiù. Serve sempre una scheda per accedere. Meno questo è carico.
cercare. Meglio stare lontani da me. Ma quando è equipaggiato anche lui il fucile a pompa? Ma non me lo ricordavo così. A parte era parecchio che non ci giocavo poi. Qua non possiamo accedere finché non chiudiamo la valvola del gas. Rapporto manutenzione tubi. A tutto lo staff della manutenzione, una delle coperture dei tubi del corridoio della sentinella è caduta e ora i tubi stanno scaricando vapore bollente, quindi per passare dovete usare metodo alternativo. Nella sala motore ci sono due leve, usate le leve per far corrispondere l'ago dell'indicatore con le giuste lettere, così facendo fermare il vapore impedendo di uscire dai tubi. Ecco le corrispondenti tra i luoghi. Allora, A, davanti alla stiva, B, sala motore di livello superiore, C, sala motore inferiore. Ricordate che se fermate l'uscita del vapore in un'area si sfogherà in un'altra parte, tenetelo presente quando muovete là per passare alle relative aree. Ok.
A posto, si è fermato. Qui è dove si ripristina l'alimentazione, ma non funziona. Vedo se riesco a ripararlo, ok? Tu intanto prova quel pannello di controllo laggiù. Certo, lo faccio subito. Serve un ingranaggio. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Appunto, ho lasciato in sala macchine. Per ripristinare la corrente ci vuole tempismo. Le due chiavi devono essere usate nello stesso momento. Per sicurezza ho messo la chiave di riavvio nel posto che sai. Hai capito? In quel posto sto parlando. No, cavolo, le rotelle del tuo cervello devono essere ossidate. Niente chiavi qui. Immagino che vadano attivati entrambi allo stesso tempo. Allora ci serve quella chiave. Yeah.
Faccio fuori i pescioni. Ok. Operazioni ultimate. Vieni sulla macchina. Provo a riavviare le macchine. Mettiti in posizione. Ok, pronti? Ecco, come nuovo. Ma... che è successo? Di male in peggio. Non c'è più tempo. Diavolo. Jill, non si ferma. Ok, ho capito la situazione. Il dispositivo di autenticazione che avete provato appartiene all'aereo caduto. Capo, saputo niente di Jill e Barker? No, non ancora. L'indagine li ha portati in mare aperto. Ma abbiamo perso le tracce della nave. Ah, poco incoraggiante. Spero stiano bene. Già, lo spero anch'io. Abbiamo perso i contatti da troppo tempo. Comincio a preoccuparmi. Trovate un terminale nel luogo d'impatto e vedete se scoprite qualcosa sui piani della Veltro. L'aereo è caduto poco più avanti. Andiamo. Non sarebbe grandioso se scoprissimo come risolvere l'intera missione?
c'è luce per essere notte. È per questo che si chiama sole di mezzanotte. Ok, raga, datemi qualche secondo.
delle armi biologiche. Lo sapevo che sarebbe successo. No, perché sono io che le teste non si aprono. Grinder, vado a controllare i terminali. Divertiti con questi. Qui, non lasciarmi qui. Stupido. Avanti, Grinder, che stai facendo? Ehi, calmati! Che ti prende? Qualcosa! Non so! Qualcosa mi ha colpito! Cosa? Guarda, mi hanno colpito! Deve essere l'uomo invisibile o roba del genere! Sul serio? È un Hunter! È scomparso! Ora so cosa è successo dal video della sicurezza. È stato il fantasma, è un nuovo tipo di Hunter. Grazie per la spiegazione. Ho già detto che è un gran casino. Dove sparo se non lo vedo? Un altro è andato. Quindi, quanti ne restano? L'ho già detto, non lo so, non li vedo. Proprio un gran casino. Non dovrebbero essercene altri. Raggiungiamo il terminale sull'aereo prima che arrivino altri mostri. Ok, sembrerebbe tutto a posto. Ehi, Quint!
Adesso tocca a te. Non trovo il registro delle chiamate. Devo provare in un altro modo. Tranquillo, sei bravo coi computer. Con le donne, invece. Grinder! Che succede? Contattiamo il quartier generale, subito! PQG, parla O'Brien. Cosa? Qui Jackass. Ho le coordinate della nave, le sto inviando. Ben fatto. Questa è musica per le mie orecchie. Bel colpo, trovare le coordinate. Beh, avrei potuto calcolare il tempo sull'ultima rotta conosciuta, ma sarebbe stata lunga. Per questo ho detto bel colpo. Non hai capito, io non ho calcolato niente. Non siamo gli unici a cercare quella nave. Aspetta, di che stai parlando? Intendi che la Veltro è uscita dal suo buco per venire a cercare la sua nave? Esattamente. Ma non so se le informazioni su cui ho messo le mani siano vere o no. Wow, vuol dire che non sappiamo con chi abbiamo a che fare. Esatto. Ed è proprio quello il pezzo del puzzle che ci serve. Sono Chris, ho ricevuto le coordinate. Non è lontano, saremo lì in un attimo. O'Brien, ci andiamo subito. Va bene ragazzi, io mi fermo qua per stasera. Grazie un po' a tutti per la compagnia, chi è passato, ci becchiamo sempre in settimana. Vi auguro una buona serata e una buona notte.